Ma secondo voi, perché hanno buttato via questo oggetto? Per quale motivo la gente butta via queste cose? Adesso la proviamo. Faccio il lavoro pulito oppure faccio un'aggiunzione, per usare un termine tecnico, un'aggiunzione a cazzo. Penso che farò un'aggiunzione cosiddetta a cazzo. Ok, cavetto trovato. E voilà, marrone e blu, marrone e blu. Mi sembra che qua ci siamo. Termorestringente, facciamo le cose per bene, forse. Termorestringente che sicuramente mi si chiuderà con la saldatura, ma noi ci proviamo lo stesso. Ecco, ero fuori camera, ovviamente. Ovviamente ero fuori inquadratura. Va bene, allora blu. Spellare i fili, attorcigliare per bene. Dopodiché, saldatore e un po' di stagno. Ok. Vabbè, questo è fatto e questo è fatto. Metto gli occhiali perché non vedo un cacchio. Ora questo lo pieghiamo. Cerchiamo di infilare il termorestringente che nel frattempo si è già ristretto, quindi non ci passa. Bene. Ecco fatto. Qui è ok. Qui è passato pure. Questo è a posto e questo è a posto. Accendino, termorestringente. E voilà. Sì, lo so, dovrei usare la pistola d'aria calda, però vaffanculo. Ora, se non avessi dimenticato il termorestringente grande, l'avrei chiuso qui. Invece userò
un bel pezzo di nastro autoagglomerante, che è questa cosa qui, che è una gomma che la prendi, la tiri, la rompi, la tiri di nuovo e poi la avvolgi. Questo crea una gomma solida che ingloba il pezzo e lo isola in modo bestiale. Rimane flessibile, è praticamente un ottimo sistema per riparare cavi e anche tubazioni a volte. Il nastro autoagglomerante è una meraviglia della natura e della tecnica e della scienza. Ecco fatto, abbiamo un cavo sistemato per bene. Lo vogliamo provare questo ventilatore buttato via da chissà chi? Dato che fuori ci sono 41 gradi, qui si sta bene, ma un po' d'aria non guasta. E quindi adesso prendiamo questo oggetto, lo mettiamo qui e lo accendiamo. Chissà, magari l'hanno buttato via perché è guasto. E invece, guarda caso, funziona perfettamente. Perché la gente butta via queste cose? Io non mi capacito veramente. Rimango senza parole. Ventilatore con tanto di timer. È passata mezz'ora ed è ancora qui, perfettamente funzionante. Il grande mistero di questo video è: perché la gente butta via queste cose? Per quale motivo la gente butta via cose che funzionano? Per giunta tagliando il cavo. Qual è la motivazione che spinge questa gente a buttare via delle cose che funzionano perfettamente? Probabilmente è dovuto al fatto che sono dei grandissimi